Ehi a tutti, ciurma, e benvenuti nel giochino in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 25 like. Ed eccoci qua di ritorno, finalmente da Connor, ragazzi, perché l'ultima volta avevo lasciato in sospeso le indagini sull'omicidio sul quale siamo andati ad indagare. Per cui non perdiamo più tempo ed eccoci qua, non ci resta che tenere premuto R2 per scansionare. Ok, trova il deviante, cerca le tracce di sangue blu. Dobbiamo cercare di capire, ragazzi, da dove cavolo è uscito sto benedetto androide, perché avevamo visto la volta scorsa che sul retro non c'erano impronte di nessuno, soltanto di un agente di polizia di poco tempo prima. Per cui le tracce di sangue blu direi che partono da qua, lo vediamo benissimo ragazzi qui per terra, e lo seguiamo di qua se non erro, giusto? Sembrerebbe proprio di sì, ragazzi. Scusi, come si chiama lei? Direi che vado di qua e poi sembrerebbe essere andato qui a sinistra, ragazzi, perché qui in cucina le tracce finiscono lì. Quindi qua sembra aver perso molto più sangue, per cui seguiamo le tracce e vediamo cosa abbiamo a disposizione qua. Abbiamo a disposizione due cose bloccate, ragazzi. Esaminiamo e vediamo cosa abbiamo a disposizione. Hanno usato una scala. Ok, c'è la sagoma di una scala lì sul muro, ragazzi. Apriamo qua. Ok. No. Stai calmo, Connor, niente di spaventoso. Ok, è salito di qua, quindi. Ora sì, minchia, se l'è data gambe da qui, ragazzi. Le tracce portano in soffitta. Abbiamo trovato tutte le tracce. Dobbiamo trovare qualcosa per arrampicarci. Cosa potremmo mai usare? Una sedia? Magari una sedia. No, la sedia questa non possiamo mica prenderla. Ok, questa sì, perché quell'altra fa parte, ragazzi, cosa delle fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Esatto, sta seguendo le tracce. Ah. Si tranquillizzi, signore. Verifico, sì. Sì, sì, certo che verifico. È ovvio, sono qui per questo. Arrampichiamoci. Oddio, ragazzi, sono un po' in ansia, sinceramente. Apriamo. Ma perché non riesco? Sarà ancora qui sopra o sarà... Oh, cavolo. Un bel respiro, Connor, anche se a te non serve, effettivamente. E andiamo. Oddio, suppongo che questa, ragazzi, sia una di quelle situazioni in cui siamo in pericolo, forse. Cerca il deviante. Beh, direi che è chiarissimo dov'è. È qui. Piano. Piano, non facciamo movimenti bruschi. Un manichino! Ah, oh, la concetto madre. È un manichino. Ok. Non è che sbuca da qualche parte, vero? Io spero sinceramente di no. Oh, che c'è? Ah, mi sembra di aver visto qualcosa muoversi, ma forse me lo sono solo immaginato, ragazzi. La suggestione del momento. Ah! Ok, è lì, è lì, è lì! Inseguilo, Connor, inseguilo! Vabbè, non è che può scappare, a meno che non c'è una, tipo una finestrella o una roba del genere, ma non credo che possa fuggire da qua effettivamente. Dai, Connor, senza paura. Anche se ormai il tizio si è accorto che qui c'è qualcuno, per cui speriamo non sia ostile perlomeno. E là? Sei lì? Amico, sono uno dei tuoi, non voglio farti del male. Oh! Mi stavo solo difendendo. Lo so, amico. Lo so, amico. Mi avrebbe ucciso. Lo so com'è Ti andata. scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Oddio, che faccio, ragazzi? Oddio, no. Qui, tenente! Gliel'ha Oh, merda. detto. Chris, Ben, venite immediatamente qui. Muovetevi! Ok, cavolo, pensavo ci avrebbero fatto fare una scelta di qualche tipo, invece no. Cioè, ha deciso direttamente di
di dire al tenente che l'ha trovato, insomma. Allora, qui ricostruisce il crimine, c'era un'altra opzione a disposizione. E anche qua Connor sa cos'è successo. What the hell? Mi sono fatta sfuggire anche qualche altro indizio, ragazzi. Com'è possibile? Mi sono persa comunque qualcosa. Pazzesco, perché pensavo di aver ispezionato tutto, invece sembrerebbe di no. Vabbè, come non detto, almeno abbiamo trovato il deviante, cosa più importante. Per cui proseguiamo. Oh oh oh, fermi fermi fermi, perché siamo tornati da Todd, eh? Oh Gesù. No, sta dormendo o è fatto? Oh! Chi? È pronto? Sì, sì, arrivo. Ok, serve il pasto, ma abbiamo anche altre cose a disposizione, ragazzi. Prima di servire il pasto, direi di dare uno sguardo qua intorno. Cosa abbiamo qui? Ok, lì abbiamo un'opzione disponibile, sembrerebbe. Qui, intendo. Accendi, ok. Meno male, abbiamo acceso la luce, per fortuna. Ok, comunque ispezionare l'ambiente, ragazzi, ci dà indizi su cose, magari su opzioni secondarie che possiamo avere a disposizione. Qua ci dice di servire il pasto, ma c'è qualcos'altro? Non mi sembrerebbe, ragazzi. Che cosa hai preparato? Spaghetti col sugo? Non aspetto. Veramente ripugnante, cara, scusami, non è per te, ma... Non c'era molto in cucina, ho fatto il possibile. Ok, serviamo il pasto. Servi. Ecco qua. Piccola, ti piacciono gli spaghetti? Ok, io direi di servire anche dell'acqua. Versiamo prima a Todd, non vorrei strana che se la prendessi. La vita. De che? Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa... Che cosa faccio? Prendi un androide. Esco e assumo un cazzo di androide. Ok, la questione era quella Pazzesco. Di servire Todd e Alice. Sì, vabbè, amico, ma non c'è bisogno. Certo, eh? Gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano, non si stancano, non sono mai tristi. Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Oh, ma che vuoi adesso? Che c'è? Mangia e tappati la bocca! Che guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognavi, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! Oh! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Oddio, no! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. No, 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 no. Che devo fare? Devo restare però a guardare. Senza dire niente. Potevo essere felice. Potevo avere una famiglia, ma no! Oddio, ragazzi. Le hai fregato un cazzo di come stavo? Non so che fare. Ho fatto di non so tutto che per fare. Renderla felice, ma non era abbastanza. No, io non posso restare qui ferma. Non era abbastanza per lei. Non posso restare qui ferma. Con la mocciosetta del cazzo. Tutta colpa sua! Che colpa ne ha? Che colpa ne ha, cavolo? Devo insegnarle un po' di rispetto!
Oddio ragazzi, ma veramente devo stare qua ferma? Veramente devo stare qua senza far niente? Oddio ragazzi, non ce la faccio, non ce la faccio. Ho paura che la pesta. Ho paura che la pesta. E so cosa devo fare. Alice! No. Papà è molto arrabbiato! No. Tu hai bisogno di una bella lezione! Oddio, no, raga, una no, bella no! Bella lezione del cazzo! Oddio, no! Oddio, ma veramente devo fare... Cioè, veramente? Non posso stare ferma qua, non posso, non ce la faccio! Non ce la faccio! Che sta facendo? Che fa, raga? Stiamo rompendo la barriera dell'ordine, praticamente, credo, no? Perché ci ha dato un ordine e stiamo disubbidendo. Non ce la faccio, forse ho aspettato pure troppo. Oddio ti prego, muoviti cara, muoviti. Non posso. Non posso star qui. Abbiamo un conto in sospeso. No. Era qua la pistola, vero? La prendi. Oddio ti prego, muoviti. Oddio. È arrivato il momento, ragazzi, di darci da fare, perché questo qua no. No. Ti prego. Per il tuo bene, Alice. Ora basta. Lasciala stare. Che cazzo fai? Metti giù la pistola e togliti dal cazzo. No. È un ordine. No. Non lo farò. Devi lasciarla stare. Devo? Se no, cosa fai? Cosa cazzo farai? Mi sparerai, è così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Oddio. Attenta, cara! Oddio, ci provo! Vieni qui, troia! Oddio, che ansia! Oddio, cavolo! Mi chiedo ammazzo, cavolo! Oddio, cavolo! Oddio, non ce la faccio! Oddio, non ce la faccio! Lasciala stare! Oddio, non ce la faccio! E vai come ti dico! Non so se doveva finire così davvero, non lo so. L'autobus. Via. Oddio, ma è sporca di sangue, le vincerò così.
Minchia, raga. No, dai, l'ho completato al 25% qui. Minchia, ma guarda! Avrei potuto fare in mille altri modi. Cara, spara a Todd. Non era l'unica soluzione. Porca miseria, cioè, guardate quanto è vuoto sto schema. Che la prima cosa, ragazzi, che mi è venuta in mente è andare a prendere la pistola. Non so che dire. Non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male, non so se forse per me era così che doveva andare. Non lo so, perché vedere tutti sti spazi vuoti mi fa rimanere un attimo male. È andata così. Andiamo avanti. Ok. Siamo tornati da Marcus e Carl, ragazzi. Eccoci qua. È stata in assoluto la festa più noiosa che sono stato negli ultimi 25 anni. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo: ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Vabbè. Ma andiamo, bene. Facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto... Ma siamo appena tornati da un cocktail party. Va bene. Ti accompagno in salotto. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Perfetto. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Ok. Uno scotch in arrivo per Carl. Può baciarmi il culo. Proprio ormai senza piedi sulla linea. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Chiama? Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Non sarà mica il figlio. Ma vuoi che ti spinga fin lì? Che ne sappiamo chi è? Marcus, da questa parte però. Ma vado io. Perché devo andare insieme a lui, ragazzi? Che ne possiamo sapere? Secondo me è il figlio che è entrato in qualche modo. Eccolo là. Leo. Che fai? Lo sapevo. Che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi? Mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via. Ok, sta per succedere qualcosa, non mi piacerà. No, intima. Leo, non complicare le cose, ascolta tuo padre. E gli smammare. Ora. Mi dici sempre e solo di andarmene. Sì. Che c'è, pa? Non valgo niente. Esatto, come l'hai capito? Come questo cazzo di appare. Adesso basta, fuori, adesso, forza. Ma poi cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare. Oh! Dai, vediamo che sai fare. Madonna. Marcus, non difenderti, hai capito? Ma come non difenderti, oh? Non fare niente. Ma anche no. Dai, che aspetti, colpiscimi. Vuoi essere un uomo? Dimostramelo. Smettila. Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Si sta sentendo male. Smettila, Leo. Basta. Troppa paura per reagire, brutta puttanella. No. Sì. Devi decidere per te. Basta. Minchia, se te le do. Le vuoi? Te le do, cavolo. Te le do. Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo. Non sei una persona, sei solo un fottuto pezzo di... Dici? Leo, lascialo. Ascolta. Stare. Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre. Spintona, basta! Cavolo! Dio. Cavolo, no! Leo. Non pensavo... Il mio bambino. Carla. Non pensavo! No, cavolo. Non pensavo che... Ti
distruggeranno, Marcus. Devi andare. Non pensavo Vattene che lo uccidesse, via. Cavolo. No. Carl, no. No, ti prego, non voglio lasciarti. Non posso. Non voglio lasciarti. Vattene. Ora. Via. Non pensavo che lo uccidesse. Marcus. Ma porca miseria, dove sei? Però. Può essere. Non pensavo che arrivasse a ucciderlo. Ma che cavolo, dai, che cavolo, non può essere. Aspetta, che se continua. Cioè, l'avranno ucciso, Marco. Io non so se l'avranno ucciso o se l'avranno ferito. Questo non ce l'hanno fatto capire. Quindi io non so se continuare, cioè, così, o rifare almeno questo episodio per evitare che vada a finire così di merda. Che non so se adesso ha salvato la partita, già, non ci ho fatto caso. Cioè, se è stata questa la fine di Marcus, non posso permettere, cioè, di fare tutta la serie senza uno dei tre androidi, cavolo. Cioè, non pensavo che spintonarlo avesse una conseguenza così tragica. Per questo ci sono rimasta così male. Perché pensavo di colpirlo, ma non di ucciderlo. Crociamo le dita, vediamo da dove riparte. Perché l'hai ucciso? No, raga, è finito così. È finito così. Cioè, l'episodio è finito così. Perché mi hanno fatto partire direttamente dal nuovo episodio. Niente da fare. Ci assumiamo la responsabilità delle conseguenze delle nostre azioni. Per cui è andata così. Con Marcus ho ucciso il figlio di Carl, a cui volevamo un bene gigantesco. E non so se l'hanno ammazzato o meno. Incominciamo questo nuovo episodio, che si chiama L'interrogatorio. Prima del coltello. Questo qua è. Eri lassù da molto? Beh, da un po' di sicuro. Non so se parlerà. Perché non sei scappato? Scusate, ragazzi, mi sento rotta la registrazione. Oggi proprio non è giornata. Per la miseria, di qualcosa! Non so se parlerà. Fanculo, io mollo. Ok, Hank. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Ma magari per te, fai provare me. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così. Poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cacchio, ridi. Che c'è da ridere? Fa così ridere, non lo so. Cosa abbiamo da perdere? Infatti. Prego, il sospettato è tuo. Tanto vale provare, no? Andiamo, Connor, vedrai che ce la faremo. Buongiorno, anzi buonasera, non so se è giorno o sera, non ho visto l'orario. Vabbè, quello che è. Ottieni una confessione, ragazzi, ok, non sarà facile. Non sarà facile, ciao amico. Ci si rivede. Dobbiamo fare attenzione. Allora, analizziamo e vediamo cosa ci dice. Ok, abbiamo 5 indizi da trovare, ragazzi. Vediamo un po'. Segni di stabilità software, probabilità di autodistruzione bassa, almeno per ora. Vediamo un attimino cos'altro possiamo trovare. Sangue secco, ovviamente, del tipo che ho ucciso. Qua sulle braccia. Segni di bruciature. Marcatura ripetuta in 16 mesi. Oh Gesù, ragazzi, cioè lo torturava pure, tra virgolette. Torturare tra virgolette, appunto, perché non sentono dolore. Segni di colpi, danni non critici causati da ammazzare a baseball. E ce ne manca uno, che sarebbe questo qua. Ok, gestore domestico. Abbiamo tutte le informazioni.
interroghiamolo. Ottieni stress ottimale per la confessione. Ok, ci proveremo. Direi che iniziamo col nome, ragazzi, eh? Molto informale. Tu invece? Come ti chiami? Ah, minchia. Ma cominciò col nome, ha funzionato. Con le ferite? Sei danneggiato. È il tuo padrone. Okay. Ti ha picchiato. Questo mi pare ovvio. Direi di rassicurarlo. Speriamo. Non ti farò alcun male. Desidero solo farti qualche domanda. Per basta capire che tu cosa collabori. È successo. Madonna! Cioè, utilizzare le maniere buone non serve niente. Sono da memoria, vediamo. Se non parlerai, sarò costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Perché ne ho così paura? Cosa? Cosa vorrà dire? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? Meglio dire la verità, raga. Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono meglio fare altro sinceri. Se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Verità, siamo sinceri. Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parlami. Io. Ok. Non posso. Perché no? Perché non puoi? Scegli l'approccio. Ok, cerchiamo di stare attenti. No, ragazzi, sondare la memoria no, il tizio sembrava averne molta paura. Mettiamo pressione. Convinci. Ordina. Sei una macchina progettata per obbedire. Obbedisci! Dimmi cos'è successo! Ah! No, ok, cavolo. Non parlare. No. Me ne importa forse qualcosa? Voglio dire, hanno accusato me di omicidio, eh? Ti avverto. Se rimani in silenzio, non c'è nulla che possa fare per te. Ti disattiveranno per sempre. Sarai morto. Mi hai capito? Morto. Ok, sembra che andiamo per la strada giusta, ragazzi, eh? Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma c'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora e ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. Ok. Oddio, non so quale scegliere, sinceramente. Perché sono curiosa riguardo la scultura, ma la scritta anche. Cioè, sono curiosa su diverse cose. Scelgo la scultura. La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. A chi? Un'offerta per essere salvato. A chi? Ah, ok, possiamo quindi continuare o sulla questione della scultura o sulle altre questioni. La scritta? Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. RA9? RA9.
Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. L'offerta? La scultura era un'offerta. Per chi? Ma un'offerta per chi? RA9. Solo RA9 può salvarci. Chi è RA9? Insisti su RA9, chi è? RA9. Chi è RA9? Perché eri in soffitta? Perché nascondersi in soffitta? Invece di scappare via. Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi. Avevo paura. E mi sono nascosto. Il motivo quindi per cui è scritto sono vivo. Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava e io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Ok, abbiamo ottenuto la confessione che ci serviva, ragazzi. È la stessa cosa che ha provato Marcus prima, non è giusto, non è giusto. Cioè, arriva un momento in cui giungono a una consapevolezza, alla consapevolezza di ciò che magari non è giusto essere trattati così. Chris, prendilo. Va bene, andiamo. Lasciatemi! Non toccatemi! Che cazzo fai? Muoviti! Interviene. Meglio interviene. Non toccarlo. Si autodistruggerà se minacciato. Tu stanne fuori, ok? Nessun androide mi dice cosa devo fare. Voglio solo aiutare. Intervieni. Voi non capite. Se si autodistrugge non otterremo niente. Ti ho detto di chiudere quella cazzo di bocca. Oh. Chris, sposti questo stronzo o cosa? Ci sto provando. Ho paura che faccia qualcosa a Connor. Uffa, intervieni. Non posso permetterlo. Lasciatelo, ora. Ti ho avvisato, brutto stronzo. Adesso basta. Fatti gli affari tuoi. Mi vuoi sparare? Ho detto, adesso basta. Cazzo. Stavolta non la passerai liscia. Via, al largo. Minchia, Hank ci ha salvati, ragazzi. Meno male. Andrà tutto bene. Meno male. È finita. Ok. Nessuno ti farà del male. Per favore, non toccatela. Lasciate che vi segua fuori e non ci saranno problemi. Ok, meno male, raga. Meno male siamo intervenuti. Il punto è che, cioè, adesso vivo, cioè, gioco con la costante paura che possa succedere. La verità è dentro. Che possa succedere qualsiasi cosa e che possano morirmi i personaggi. Giocherò con questa costante paura. Ok. Minchia, abbiamo completato al 38%. Cioè, beh, comunque c'erano diverse opzioni, di approccio e di tutto il resto appresso, quindi vabbè. Allora, ragazzi, quindi alla fine sì, l'androide si è fidato di noi ed è stato riportato in cella. C'erano 4 possibili finali. Penso che abbiamo ottenuto quello più positivo, almeno spero. Episodio carichissimo di emozioni, ragazzi. Pazzesco. Cioè, più andiamo avanti, secondo me, peggio sarà. Positivamente parlando, ovviamente, ma quello che succederà non lo so. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un dosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.